Il web non ha cambiato il mestiere del giornalista, perché il giornalista deve scrivere qualcosa che qualcuno vuole che non si sappia. Questo è fare il giornalista. Scrivere altri tipi di notizie vuol dire fare informazione, che è un mestiere assolutamente rispettabile, ma è una cosa diversa. L'ha cambiato da un certo punto di vista perché obbliga a essere multimediali. Direi che per certi versi è diventata molto più semplice, ma per altri molto più difficile. Non vi è mai stata tanta informazione, tanti veicoli di informazione, anche particolarmente liberi dal basso, eppure non c'è mai stata tanta necessità di verificare le fonti. Come valuta il fatto che, insomma, ci siano una serie di DDL che vorrebbero portare per i blog la stessa legislazione sulla stampa del 48? Il potere, qualunque esso sia, non ama essere raccontato o essere criticato. Il web ci dà un vantaggio, però, ci deve, può far sì che tanti cittadini facciano sentire la loro voce. E quando le cose si sanno, per il potere è più difficile sgarrare. In realtà si sta lavorando tenendo presente una legislazione che era nata tenendo presente l'esistenza della carta. È evidente che si tratta di questioni completamente diverse, è evidente che i blog sono molto più pericolosi perché hanno una capacità di raggiungere tutti e sono molto più difficili da, fra virgolette, bloccare. È difficilissimo, secondo me, trovare un sistema che metta insieme l'esigenza di tutela dei terzi, però l'esigenza irrinunciabile del diritto all'informazione e della libertà di manifestazione del pensiero. E poi c'è l'altro vero grande problema, che basta che tu riesci a trovare una tua situazione, una tua un tuo posizionamento poi all'estero per rendere di fatto assolutamente inapplicabile la disciplina italiana. Più o meno sarà una sorta di paradiso, diciamo, per i blogger che vogliono eventualmente fare reati. Io credo che alla lunga si troverà il modo di mettere dei paletti. Io credo che loro, no, nonostante che ci siano questi tentativi, che li cerchino di portare in atto e quant'altro, non ci riusciranno. Non ci riusciranno per il semplice fatto che loro sono pochi e noi siamo in tanti. Penso che questa discussione sia molto giusta, ma che dobbiamo stare attenti a non farci mettere, come dire, i bavagli che per altra strada non hanno funzionato. Dobbiamo stare molto attenti perché la responsabilità di chi fa informazione, quindi di noi cronisti, di chi fa il giornalista, è come dire, un diritto-dovere che dobbiamo anche rivendicare, no? Più si è responsabili, più si è riconosciuti, più si è autorevoli e meno si viene messi in discussione e meno si può essere attaccati. Negli Stati Uniti, durante l'Ottocento, la situazione politica era tragica dal punto di vista della corruzione. Con l'avvento dell'innovazione tecnologica, col fatto che stampare i giornali fosse diventato un business, nel corso di 20 o 30 anni la qualità della classe politica americana è migliorata, perché i giornali si facevano concorrenza l'un l'altro a colpi di scoop, e quello che interessava la gente era generalmente sapere come si comportava chi amministrava i loro soldi, il sindaco, il deputato e quant'altro. E per paura di essere beccati, a poco hanno cominciato a rubare meno, a essere più educati. Sono migliorati, sono processi lenti, ma io sono ottimista, siamo su questa strada. Poi, se si salvi il paese, dal punto di vista economico, è tutto un altro discorso.